il ceto medio, proprio che cos'è il ceto medio? È l'idea che con il risparmio mandi figli all'università, è l'idea che con il risparmio forse guadagni una prospettiva di 15 giorni vacanze, è l'idea che di stagione in stagione puoi migliorare, diciamo, la qualità della vita. E il ceto medio è stato in qualche maniera poi accompagnato dal welfare, perché il welfare liberava reddito. Se tu avevi alcuni diritti fondamentali garantiti dallo Stato, garantiti dal pubblico, non dovevi impegnare una parte del tuo reddito per curare gli ammalati di casa o per istruire i figli, no? Quindi si liberava reddito, e liberandosi reddito si poteva curare di più il regime alimentare di casa propria, la cura dell'abitare, del vivere, il vestiario, cioè implementare, migliorare la qualità della vita, e migliorando la qualità della vita alimentare il meccanismo dei consumi, no? Una famiglia che a poco guadagna la possibilità di fare una pizza, di comprare un paio di scarpe in più, di comprare dei libri, di andare al cinema, di fare la vacanza, non è soltanto una famiglia che vive meglio, è una famiglia che distribuisce una porzione della sua ricchezza, e quindi la ricchezza è sociale, circola.